Good morning, beautiful people, e bentornato sul mio canale per un altro vlog. Se è la prima volta che passate da queste parti, io sono Arianna, sono un Holistic Business Strategist e qui su YouTube faccio un po' delle chiacchiere a tema comunicazione digitale, marketing, specialmente per i piccoli business e i freelance e gli imprenditori digitali, però in modo un po' informale, così, tranquillone. Oggi è martedì 21 luglio, che se non mi ricordo male, qui da noi a Ravenna è tipo festa, penso, per il patrono, ma non ne sono sicura perché da quando lavoro da libera professionista le vacanze sono un po', diciamo così, un optional. Oggi parliamo di chi conduce il tuo business, però dopo. Adesso è mattina ancora, sono ancora le 9 e sto cercando ultimamente di iniziare la mia giornata in modo produttivo, leggendo un po'. E adesso sto leggendo questo romanzo, Normal People, di cui hanno fatto anche la serie TV, che hanno detto tutti che era molto molto bella. E quindi leggo un po' di libro, poi devo mandare un paio di mail. E dopodiché ci ribecchiamo qui, per parlare appunto di chi conduce il tuo business. Ok, beautiful people, chiacchieriamo un po' dell'argomento di oggi, che è chi conduce, la domanda chi conduce il tuo business. Allora, partendo dal presupposto che sto parlando principalmente ai liberi professionisti, che secondo me il lavoro del libero professionista è un lavoro veramente per i coraggiosi. È un lavoro per i coraggiosi perché molto spesso si sceglie la libera professione perché si ha un forte legame con i propri valori e con il cambiamento che si vuole vedere, si vuole apportare nel mondo e nella società, quindi tramite la qualità del lavoro, tramite proprio magari qualcosa che non esiste, non viene offerta, e appunto il non poter portare avanti magari questo tipo di progetti nel comfort di una vita da dipendente con tutti i benefici che un contratto ti porta, il libero professionista appunto sceglie una via molto più difficile dal punto di vista non solo amministrativo burocratico, ma anche proprio di gestione del progetto, perché un libero professionista, almeno all'inizio, non ha un team alle sue spalle con diciamo che si occupa delle tante sfaccettature del business. Quindi il libero professionista fa tutto da solo, dal marketing alla gestione del cliente, all'amministrazione e via dicendo. Quindi è un lavoro per coraggiosi, io se ne sono convinta. Quello che capita spesso, almeno per la mia esperienza personale, per quella che vedo ai miei clienti e ai miei amici che hanno intrapreso la libera professione,
è che dopo lo status di, diciamo, luna di miele iniziale, in cui siamo tutti gasati per il nostro progetto, arriva il momento in cui nasce un po' dentro di noi la paura di non fatturare. Ovviamente il libero professionista non ha nessuna garanzia, quindi se lavora guadagna, se non lavora non guadagna. Quindi penso che sia normalissimo avere un minimo di paura, timore, diciamo pepe nel sedere, chiamiamolo così, per quanto riguarda la crescita del nostro business, ma non deve essere una paura che va a alterare il nostro progetto. Partendo dal presupposto che, per mia esperienza personale, molto spesso la paura è legata al fatto che non è stato definito un piano ben preciso, quindi un piano di business, un piano di marketing, ma anche la definizione precisa dell'offerta. Quindi molto spesso vedo, e io stessa ho fatto la stessa cosa, il fatto di iniziare un progetto ma senza un'idea ben chiara, ma proprio fino al minimo dettaglio di ciò che si va ad offrire al proprio cliente. Quindi magari, non lo so, decido di creare borse fatta a mano, benissimo, ma come sarà la mia offerta? È una linea di prodotti che include quanti prodotti, qual è il loro costo, qual è il modo in cui lo vogliamo comunicare, il loro nome, eccetera, eccetera, a chi ci riferiamo, quindi il nostro cliente ideale. Dopodiché, qual è il nostro obiettivo di guadagno, quindi quanto vogliamo guadagnare, quanti sono i nostri costi, il prezzo che abbiamo scelto è coerente con il nostro obiettivo e con le nostre spese. Insomma, tutte queste cose che molto spesso all'inizio non vengono fatte, ma non vengono fatte non perché, cioè, a volte anche perché si ha paura di farle, ma molto spesso è perché non siamo consapevoli di doverlo fare. Non tutti quelli che iniziano la libera professione hanno un background di business development alle spalle, molte volte è la prima esperienza lavorativa, altre volte è la prima esperienza comunque a dover occuparsi di un progetto nella sua interezza. Quindi è normale che all'inizio a volte non si mettano questi punti fissi nello sviluppo del proprio business e questa mancanza di base solida poi è quella che va a creare tante incertezze, tanta paura e una sorta di percorso un po' così alla cieca in cui vado un po' di là, non funziona, vado da un'altra parte. Mentre l'obiettivo appunto di avere un business plan, una strategia di business è proprio quello di fissare una strada da percorrere che effettivamente ci porta dalla nostra situazione iniziale all'obiettivo che vogliamo raggiungere. Quindi quando e se avete paura di non fatturare, molto probabilmente perché non avete strutturato bene un piano, quindi tornate indietro e lavorate sul vostro piano di business. Quello che succede quando nasce questa paura di non fatturare, molto spesso è quella di dare il proprio business in mano ai nostri clienti, ovvero di accettare qualsiasi tipo di offerta di lavoro ci viene fatta. Ma diamo, diciamo, lo scettro del potere della nostra attività in mano proprio ai nostri clienti, quindi accettiamo tutto ciò che ci viene richiesto, non facciamo domande, non facciamo obiezioni, perché se il cliente non è d'accordo e smette di pagarci, noi siamo nella cacca. Ok, solitamente la mentalità è quella, quindi non poter contraddire il cliente, non poter proporre qualcosa di diverso, mentalità di scarsity moltissime volte del dire no, ma tanto questo preventivo non me lo accetterebbe mai. Quindi questa è una mentalità deleteria che mette il vostro business appunto nelle mani dei vostri clienti ed è deleteria sia per voi sia per i vostri clienti. Perché questa cosa? Perché se voi siete professionisti nel vostro campo e quindi avete un'esperienza, una formazione alle spalle e grazie a queste offrite un valore ai vostri clienti, dovete essere voi appunto a condurre il gioco. Il cliente che viene da voi per
una strategia di social media marketing viene da voi per fare il logo del suo brand, viene da voi per acquistare una borsa, ok? Si affida nelle mani di un professionista. Ed è normale che ci siano i clienti che dicono no, ma io la voglio in questo modo perché l'ho vista da Pinco Pallo, oppure no, ma io voglio spendere questa cosa, assolutamente. È normale che questo accada, ma questo fa parte della gestione del cliente. Quindi dovete essere in grado di capire qual è effettivamente il valore che voi potete offrire, essere consapevoli di questo e cercare di guidare il cliente a capirne il valore della vostra offerta. Ok? Poi è chiaro che ci saranno clienti che lo comprendono e decidono di proseguire e clienti che invece non comprendono e decidono di fermarsi, ma va benissimo così, non dobbiamo prendere su ogni cosa, perché se prendiamo su ogni cosa, il livello del nostro valore, il valore che noi vogliamo offrire, diminuirà sempre di più. Ok? Vi faccio un esempio pratico. Io all'inizio della mia carriera offrivo anche servizi di social media management, quindi gestione dei canali social per i miei clienti. Molto spesso mi confrontavo con persone che venivano da me e dicevano: io voglio un post a settimana sulla mia pagina Facebook, Instagram non lo voglio neanche vedere, non voglio fare le stories, bisogna parlare di questo, questo e quest'altro, e basta. Cioè, praticamente mi dicevano: devi scrivere di questi argomenti, devi pubblicarlo questi giorni e noi ti paghiamo per questa cosa e non ci interessa della tua opinione. Ok? Allora, il problema di queste situazioni è che io ho accettato di lavorare così per parte della mia carriera ed è stato super svilente, snervante, perché io ero consapevole che così facendo anche il cliente stesso non avrebbe raggiunto i loro risultati, a me non piaceva farlo, perché mi sembrava di andare di nuovo contro i miei valori, contro quello che io conoscevo. Ed era una situazione di perdita per entrambe le figure, sia per me che per il mio cliente. E lo facevo per paura e convinzione che no, ma una proposta più articolata non me l'avrebbe mai accettata, perché non avrebbe voluto spendere di più, ma molto, molto di più è perché io non mi ero seduta a tavolino a definire bene il valore che io avrei potuto portare al business del mio cliente e al mio cliente stesso. Quindi, non essendo consapevole io del valore che potevo apportare, facevo fatica poi dopo anche a comunicarlo. Quindi il mio invito, di riflessione e poi anche di azione è quello di capire se state lavorando in una situazione in cui voi siete padroni del vostro business e della vostra attività, oppure se lo scettro del potere ce l'hanno i vostri clienti. E penso che un modo per capire se questa è la situazione è: prendete i vostri clienti, capite se sono tutti clienti ideali, quindi vi piace lavorare con tutti loro, vi sentite gratificati dal lavoro che fate con ognuno di loro. Se è no, ok, magari è no solo per alcuni. Se per quelli alcuni è no, cercate di capire se vi sentite in grado di avere una conversazione per trasformare il lavoro che state facendo in questo momento, che non vi soddisfa, in un lavoro che vi può soddisfare. Ok? Se siete in grado, benissimo, fatelo, prendete il rischio di farlo. Se questo rischio vi spaventa, vuol dire che probabilmente non avete una base solida. Se avete paura di fare questo discorso, vuol dire che probabilmente non avete una base solida. Se tutti i vostri clienti non rappresentano il vostro ideale di business che avevate quando avete iniziato a lavorare in libera professione, vuol dire che non avete una base solida. Quindi prendete consapevolezza di questo. Non vi sto assolutamente dicendo di abbandonare tutti i vostri clienti di punto in bianco, ma iniziate a lavorare sulla vostra base, iniziate a lavorare sul vostro valore,
comprenderlo, ad esserne consapevole, iniziate a lavorare sulla vostra strategia di marketing, quindi come raggiungere nuovi clienti ideali, iniziate a ragionare su come presentate e comunicate il vostro business, ok? E pian piano cercate di portare questo cambiamento, lasciando quindi, cercando di trasformare i clienti non ideali in clienti ideali, cercando di abbandonare quelli che non si vogliono trasformare in clienti ideali, e cercare di attrarre sempre più clienti ideali. In questo modo sarete voi ad essere padroni del vostro business, quindi sarete molto più soddisfatti del lavoro che portate. Ma riprenderete anche contatto con quel fuoco iniziale e quel cambiamento che volevate apportare nel mondo e nella società. Quindi sarete di nuovo freelancer coraggiosi e questa cosa veramente per me è importante perché io trovo che ci sia veramente bisogno di un cambiamento a livello di offerta per garantire più qualità, per garantire più sostenibilità. E io penso che veramente nella mia generazione dei millennials e nelle nuove generazioni vedo questa voglia veramente di portare qualcosa di nuovo e di rischiarsela tutta per apportare il cambiamento, che vogliamo vedere. E penso che se insieme ci sosteniamo per far sì che ogni singolo freelancer abbia una sua forza interiore e riesca a raggiungere il suo obiettivo, penso che nei prossimi, non lo so, 10 anni vedremo un cambiamento enorme anche proprio a livello di comunità, di nazione, eccetera, di paese. Quindi io incrocio le mie dita, sono sempre super positiva a riguardo, e cerco di fare la mia parte tramite questi video, tramite ovviamente anche il mio lavoro e ci tengo veramente tanto. Quindi forza freelancer, dai che ce la facciamo. Beautiful people è effettivamente un altro giorno. Ieri poi non, mi sono persa a fare delle cose e quindi non vi ho più parlato, ma proprio ieri sera mi è venuta in mente un'altra cosa che può andare ad approfondire e chiudere il discorso di questo vlog, che è tutto incentrato appunto su le persone o le cose a cui diamo il potere di gestione del nostro business. Ieri abbiamo parlato della paura, abbiamo parlato dei clienti. E oggi voglio parlarvi di qualcosa con cui io sto, diciamo, personalmente, lavorando nelle ultime settimane, che è l'umore. L'umore è un'altra di quelle cose che ci ruba il potere del nostro business. Nel mio caso, per esempio, io ho sempre avuto un umore molto altalenante, quindi passo da periodi in cui non sono per niente produttiva, creativa, eccetera, e in altri periodi in cui invece mi vengono mille idee e non smetterei mai di lavorare. E questo, nonostante sia abbastanza normale e comune, è un impedimento, perché il nostro business, specialmente quando siamo liberi professionisti, non può esistere solamente quando siamo ispirati, ok? Quindi è importante riuscire ad essere padroni delle proprie emozioni, ma non nel senso di soffocarle, ma nel senso di non farci paralizzare da esse, non farci fermare. Quindi sto facendo varie cose. La prima cosa che sto facendo è sto seguendo i miei cicli. Sia quello lunare sia quello mestruale, usando un template che mi ci ha condiviso N Coach, ve la lascio taggata qui sotto. Lei è una coach che lavora con la luna, appunto, super interessante. E praticamente questo esercizio che va fatto per vari mesi bisogna registrare ogni singolo giorno, sia il giorno della fase lunare, quindi dalla luna nuova alla luna nuova, tutto, sia i giorni del nostro ciclo mestruale, perché nel caso delle donne, e segnare il nostro stato d'animo, il nostro stato di attività, per vedere se effettivamente abbiamo un ciclo che seguiamo nelle nostre emozioni, nella nostra produttività e via dicendo.
Questo mi sta aiutando a vedere se ci sono appunto dei pattern, quindi a vedere se effettivamente ci sono dei periodi per me in cui è più facile per me distrarmi, essere poco produttiva, momenti di down e momenti di up invece di creatività. Perché questo è importante? Perché appunto voglio evitare di paralizzarmi nei momenti in cui sono in down. Quindi con un calo di energia, un calo di produttività. Quindi adesso sto tracciando queste cose e penso che quello che proverò a fare, perché è sempre una questione di tentativi fin tanto che non si trova la soluzione giusta, quello che penso di fare è nel momento in cui identifico i miei periodi più difficili, di concentrare su di essi delle attività più semplici, delle attività più ripetitive che possono quasi essere automatizzate, organizzare il lavoro in modo diverso, in modo da avere meno attività da fare e più momenti di riposo, in modo che io possa comunque andare avanti, ma senza affaticarmi troppo, senza andare troppo contro quello che è la mia natura e il mio stato in quel momento. Mentre periodi invece che vedo essere molto produttivi saranno quelli che magari caricherò un po' di più senza strafare. E è importante essere consapevoli di questo perché noi freelancer siamo l'unico asset della nostra azienda. Quindi se noi ci ammaliamo, se noi andiamo in burnout, si ferma tutto. Quindi è importantissimo anche nella gestione della nostra salute personale, del nostro benessere, essere consapevoli e avere il controllo, che di nuovo controllo non vuol dire controllo di soffocare le emozioni, ma il controllo vuol dire avere consapevolezza della situazione con cui andiamo a lavorare e decidere appunto consapevolmente ciò che bisogna fare in quella determinata situazione. E niente, quindi io in questo momento appunto sono un po' altalenante con l'umore. L'estate, lo sapete, non è la mia stagione preferita. Io lavoro molto molto meglio quando è buio e piove. Sono tipo un orso che ha bisogno delle tenebre, e anche se comunque invece quando ho giornate libere, eccetera, mi piace tantissimo il sole, il profumo dei fiori, eccetera, però se devo lavorare il mio ambient preferito è pioggia, freschino, eccetera. E quindi è sicuramente una stagione un po' così, però cerco appunto di tenere gli occhi sull'obiettivo finale e di adattarmi. E basta, penso di aver parlato abbastanza per questo vlog. Io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana con l'ultimo video Coffee Talk di luglio. Dopodiché ad agosto, penso di averlo già detto l'altra volta, ma lo ripeto, ad agosto mi fermerò per un mese, cancellerò tutte le mie app social, quindi non mi troverete lì, ma se avete bisogno di me sapete che mi potete scrivere via email e vi risponderò super volentieri. Altrimenti ci vediamo poi a settembre con, spero, altri contenuti, altre condivisioni. Buona giornata. Ciao ciao.